Dialoghi con la magistratura, incontri della magistratura con la società civile. Iniziano gli appuntamenti organizzati dalla sezione distrettuale di Caltanissetta dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'insostenibile pesantezza della corruzione è il tema del primo incontro di quest'anno, svoltosi nell'Aula Magna Setta a Livatino del Palazzo di Giustizia lunedì 5 dicembre 2016. Questo incontro si inserisce sempre in quella ottica da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati di servizio in favore della cittadinanza e della collettività, offrire cioè spunti di riflessione su argomenti particolarmente attuali e delicati, quale è quello della corruzione oggi. Lo abbiamo già fatto negli anni passati, lo continuiamo a fare anche per quest'anno. Questo è il primo degli incontri programmati su questo tema e per questa realtà. Con questo spirito di servizio speriamo di offrire oggi con autorevoli e significativi relatori, quali Sergio Rizzo, noto giornalista e scrittore anche, che sul tema della corruzione ha scritto tanto anche in epoca passata, quando sulla corruzione non c'era quell'attenzione che c'è anche oggi, e anche il dottore Michele Corradino, che è un giudice che ha scritto anche un libro, un giudice amministrativo che ha scritto anche un libro che membro dell'ANAC presieduta e diretta dal collega Cantona. Il mio intervento parte anche da questo libro, è normale, lo fanno tutti, un volume che prova a raccontare la corruzione partendo dalle intercettazioni telefoniche, partendo da questi dialoghi tra corrotti, corruttori, affaristi che mostrano questa Italia che viene piano piano a pezzi. Cadono tutte le istituzioni, la famiglia, abbiamo la corruzione all'interno della famiglia. La famiglia è il luogo in cui la corruzione si realizza, abbiamo il padre che spiega al figlio la morale del buon corrotto, il padre che spiega al figlio come si fa l'operazione di corruzione, la madre che consola il figlio perché non riesce a essere corrotto quanto il padre. L'università, i due professori universitari che dialogano tra di loro e dicono: l'hai visto quello quanto è bravo? Bravissimo, non ti preoccupare, lo abbiamo bocciato. Ecco, io credo che sia importante una riflessione collettiva su questo momento e soprattutto mettere in atto delle strategie che portino ad una trasparenza globale della pubblica amministrazione o di intervento di cittadini che guardino veramente che cosa fanno i nostri amministratori, i nostri politici con i soldi delle nostre tasse.